Continuando con queste video lezioni molto rapide di chirurgia generale, ora facciamo la parte di chirurgia vascolare, anch'essa fatta nelle video lezioni di, eh, precedenti di chirurgia vascolare. Per cui eh, vi rimando anche a quelle, qui ci si parlerà un pochino rapidamente un po' di tutto. Allora, facciamo quella che è l'angina abdominis, cioè l'insufficienza celiaco-mesenterica cronica, è una progressiva riduzione di afflusso di sangue all'intero. Intestino per arteriopatia arteriosclerotica del circolo mesenterico, abbiamo come primo sintomo il dolore dopo i pasti, tipo crampiforme, prima in epigastro, poi si diffonde a tutto l'addome con meteorismo e stipsi nel periodo iniziale, in seguito poi avremo diarrea da malassorbimento. Infine il paziente dimagrisce, a causa del dolore non si riesce più a alimentare e compare la cachessia. La diagnosi si fa con arteriografia, iniettando mezzo di contrasto per dimostrare l'ostruzione. 1 più tratti del circolo mesenterico la terapia chirurgica con disostruzione delle arterie o bypass vascolare tramite protesi che, che vanno a escludere i tratti ostruiti. L'ischemia cronica degli arti inferiori l'abbiamo già fatta. Allora, opzioni terapeutiche: angioplastica percutanea con stent, che può essere preceduta da laser terapia per distruzione della placca, aterectomia, poi intervento chirurgico con tromboendo arteriectomia. Bypass con protesi vascolari biologiche, vena grande safeno sintetiche, dacron, Goretex, poliuretano o innesto. Quindi sostituzione del tratto eh, ostruito, le complicanze del bypass possono essere la trombosi protesica, l'infezione protesica, lo pseudaneurisma. Poi abbiamo l'arterite di Norton di Orton, scusatemi, quella che si associa alla polimialgia reumatica. Allora andiamo alla terapia. La terapia è con cortisonici o metotrexato immunosoppressore. Poi infarto intestinale quindi è una necrosi più o meno estesa dell'intestino con insufficienza vascolare mesenterica acuta, arteriosa, venosa o mista. Tra le cause abbiamo l'ostruzione dell'arteria mesenterica superiore arteriosa, l'embolia da endocardite e fibrillazione arteriale, la trombosi da pazienti con aterosclerosi o vasculite o complicanza di interventi di chirurgia vascolare. L'ostruzione dell'arteria mesenterica inferiore è rara da una sindrome ostruttiva. Causata da trombosi su base aterosclerotica, avremo una precocità di lesioni schemiche dell'ultimo tratto dell'intestino crasso per la presenza di ateromi multipli all'imbocco dei rami arteriosi vicarianti in assenza di circoli quindi, collaterali. Quindi quelle che sono le arterie più prossime all'ultimo tratto del crasso, quelle verranno ostruite. L'ostruzione venosa invece è per trombosi, diciamo su vena porta, mesenterica superiore, asettiche, quindi da cirrosi, da splenomegalia, da ipertensione portale, da traumi, oppure tromboflebiti infettive da peritoniti settiche o flemmoni. Altre condizioni possono essere i tumori pancreatici o l'assunzione di anticoncezionali. Le cause miste invece sono ernie strozzate, brigli aderenziali o volvolo. Per quella che è eh, adesso la clinica dell'infarto intestinale, è una clinica subdola con sintomi patognomonici, diciamo povera di questi ultimi. Più tardi si arriva alla diagnosi, ma il danno, il danno già è irreversibile. Avremo un'ostruzione arteriosa acuta da embolia con esordio improvviso, dolore improvviso, violento, in epimesogastro, irradiato alla legione lombare, con scariche di arroiche, vomito e arresto della peristalsi. Quindi avremo una sintomatologia molto molto grave. Vomito, diarrea, dolore improvviso, arresto della peristalsi, l'esame obiettivo scarsi segni per la distensione addominale e la palpazione evoca dolore. La peristalsi da prima è intensa, poi gradualmente si riduce, poi ci sono assenza di rumori e borborigmi. In caso di ostruzione invece arteriosa graduale, quindi non embolica ma da trombosi, la sintomatologia è evoluzione lenta, più discreta, con dolore crampiforme. Per ostruzione venosa invece dolore progressivo in epigastrio, vomito e diarrea sanguinolenta, febbricola, ipotermia per collasso circolatorio e anemia. La diagnosi, allora, si vede la leucocitosi neutrofila, l'acidosi metabolica, rialzo di indici di citolisi LDH, STALT. Le indagini radiologiche sensibili sono tacche, e arteriografia mesenteriale, la laparoscopia consente nelle forme avanzate di evitare il trauma di una laparotomia inutile, può aiutare a chiarire la diagnosi nei casi dubbi. Adesso la diagnosi non sempre è immediata, infatti si può arrivare a un quadro di peritonite. Eh, terapia, allora... Se è insufficiente l'apporto vascolare, si verifica quindi per cause sistemiche come ipovolemia o ipotensione, bisogna ristabilire subito questo e stabilizzare il paziente. Se la diagnosi è precoce la causa è un'occlusione vascolare mesenterica, fai un trattamento anticoangulante trombolitico. Se dovesse invece essere una diagnosi tardiva oltre 6-8 ore, intervento chirurgico. E per embolia si fa un'embolectomia con catetere Fogarty. Quindi si fa un'arteriotomia con embolectomia e la resezione intestinale del segmento colpito è indicata se in 15 minuti le anse non sono di nuovo vitali. Quindi, una volta che hai aperto e tolto l'embolo, se 15 minuti e le anse non sono vitali, le togli. La terapia chirurgica della trombosi dell'arteria mesenterica superiore consiste in una tromboendo-arteriectomia o in bypass vascolare. In caso di eh, trombosi venosa, invece, si fa resezione del tratto intestinale colpito. Quindi, ricapitolando, una TA o un trombolitico: se è tardi, invece, vai di arteriotomia e embolectomia, con Fogarty. In 15 minuti poi, puoi salvare il segmento oppure vai in resezione. Per la trombosi dell'arteria mesenterica superiore, tromboendorectomia e bypass vascolare. In caso di trombosi invece venosa, direttamente resezione. Adesso la mortalità, diciamo, eh, qualora non si tratti chirurgicamente, in qualche maniera la mortalità va al 100%. Invece è molto alta comunque anche con la terapia chirurgica. Dopodiché abbiamo gli aneurismi vascolari, i quali possiamo saltare tutti, diciamo. La terapia chirurgica adesso per gli aneurismi... Ehm, Parliamo dell'aneurisma della addominale. Si fa una, un accesso endovascolare con tecnica poi eh, che migliora le condizioni del paziente, soprattutto nel post-operatorio, la riparazione endovascolare, quindi con il posizionamento nel lume di protesi o di stent, ha una complicanza e una mortalità minore rispetto a quella della chirurgia a cielo aperto. La complicanza grave che poi comporta il passaggio da una terapia. Uh, endovascolare poi ha una terapia a cielo aperto e la fissurazione dell'aneurismo, la rottura, quindi lì avrai ipotensione, nausea, talora vomito, improvviso e violento dolore lombare, avrai una situazione di shock ipovolemico, quindi si rischia molto velocemente di avere un exitus eh, e quindi niente, lì si fa la conversione chirurgica si dice. Mentre per un aneurisma dissecante andiamo alla terapia, perché è una terapia d'emergenza chiaramente. Nel tipo A bisogna intervenire subito perché il trattamento chirurgico è indicato e metti un'endoprotesi vascolare aortica con sostituzione o meno della valvola aortica, poi. Nel tipo B puoi fare terapia o medica o chirurgica. La terapia medica sono i farmaci beta-bloccanti nitroprussiati -prussia, nitro di sodio, che riducono la pressione della parità aortica, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna. Sono usati anche in preparazione all'intervento chirurgico. La maggior parte dei pazienti può essere di tipo B, come dissezione, può essere trattato con i farmaci, altrimenti, devi fare l'intervento chirurgico, che è il medesimo del tipo A. Insufficienza venosa cronica degli arti inferiori lasciando perdere la terapia medica, la contenzione elastica, la te terapia comportamentale. C'è cioè la scleroterapia, quindi una piccola quantità efficace di soluzione sclerosante allo scopo di distruggere l'intima. Questo trattamento, però, è soggetto a frequenti recidive. Eh, si fa. Per le recidive post-chirurgia di piccole ectasie venose o varici minori, invece le terapie chirurgiche sono le felbectomie, secondo Muller, senza punti di sutura in anestesia locale, oppure le mini incisioni, molto valida sul piano estetico. Poi c'è lo steeping lungo o corto, dall'inguine ginocchio inguine malleolo. Le complicanze, vabbè, poi le conosciamo. Andiamo avanti: trombosi venosa profonda. La terapia nella trombosi venosa profonda fondamentalmente è sempre una terapia medica, poi si potrebbe mettere quello che è il caro ombrellino in cava. Quando è troppo frequente la condizione si mette quello che è definito filtro cavale per evitare le trombosi alte con rischio di trombembolia molto alta. L'insufficienza cerebrovascolare è la stessa cosa dell'insufficienza degli arti inferiori dove fondamentalmente eh, l'intervento chirurgico è raccomandato tra un'astenosi del 50-70% con sintomi o superiore al 70% con o senza sintomi, si fa un'endoarteriectomia fondamentalmente, la continuità poi arteriosa verrà ripristinata, ripristinata con sutura diretta o patch protesico eh, o eversione dell'arteria. Le complicanze perioperatorie con rischio di ictus sono la trombosi o l'embolia, l'ischemia da clampaggio, la sindrome da rivascolarizzazione. L'alternativa alla endoarteriectomia carotidea è la chirurgia endovascolare con impianto di stent, che è ottima per condizioni calcificate estese, per tortuosità severe, per placche soft complicate, per pazienti giovani a basso rischio sistemico. Poi abbiamo infine quello che è la sindrome dello stretto toracico superiore. In alcune rare circostanze, specie se vi siano instaurate complicanze a carico delle arterie, si fanno interventi specifici come resezione della prima costa, resezione della costa cervicale sopranumeriaria, scalenotomia, simpatitectomia toracica. Fondamentalmente, questa è la sindrome dello sbocco o egresso toracico per compressione dell'arteria della vena o del plesso nervoso destinata agli arti superiori, in zona anatomica compresa fra la clavicola e la prima costa. Tra le cause annoverate abbiamo le coste cervicali soprannumerarie, l'ipertrofia dello scaleno, l'ipertrofia del piccolo pettorale, le anomalie della prima costa o clavicola, e chiaramente avremo dei fenomeni compressivi arteriosi, venosi, nervosi. La diagnosi comunque è una diagnosi clinica. Ci sono varie manovre, quella di Hanson, la manovra costoclavicolare da iperabduzione, la, la diagnosi la confermi poi con l'ecodopter, con l'elettromiografia. Fai anche una differenziale, per esempio col tumore di Pancost dell'apice polmonare, dove fai l'Rx torace, ma in realtà lì si fa anche l'angiorisonanza la magnetica. Prima di arrivare a rare situazioni dove c'è una terapia prettamente chirurgica, la terapia principale è una terapia di fisioterapia. Si danno poi mio rilassanti, ultrasuoni, massaggi, soprattutto nelle crisi acute. E con questo si chiude la parte di chirurgia toracica fatta comunque molto molto rapidamente. Ritorno un attimo indietro per vedere se c'è qualche cosa nuova che vorrei dire. No, andiamo quindi al prossimo argomento, ci vediamo per la prossima video lezione.